Eccoci, secondo tempo. Lo metto a fuoco. Serve accendere la luce. Siamo tornati qua. Prima pizza in camper. Nasugo. Il caldo si muore, mi vado a lavare le mani, rimanete qua. Anzi, accendiamo la pompa dell'acqua. Speriamo che l'acqua non sia delle peggiori. Spegniamo la pompa, che non si sa mai, che mi scordo. Asciugamano qua, di rozza la togliamo adesso. Ah, che è ancora bella fresca, bella lucilla. Vediamo se facciamo una tagliata. No, non la taglio io, ci sono le posate. Anzi, tiriamo qua. Carta tac, pizza tac, bel selfie tac, ce lo facciamo un bel selfie adesso, faccia di chi ci vuole al mare, ci mettiamo pure il flash. Vediamo com'è venuta. E buon appetito, ragazzi. Prima pizzetta in casa, facciamo anche le patatine. Che se non muori proprio, eh. Bella pizza presa a Acropoli. Patatine che ce ne sono 4 in 1, guarda, per spizzicare. Eccola qua. Di rossa bella fresca. Di queste ghiacciole, schioppa, ci attacchiamo direttamente alla bottiglia perché ci gusta anche di più. Qui il clima si sta abbassando e buon appetito. Allora, prima pizza in campo, non si scorda mai. Finita sta pizza, eh? Con la fame che mi ritrovo. Sera la divoriamo in un attimo. Che c'è la terra, pizza, chi visto, il parcheggio l'ho trovato, insomma. Alla fine ti fai il campo e tutto il resto, ma quando te lo puoi godere sono quei piccoli momenti. Ma stasera vi racconto questo, che per godermi una serata così, dopo uno dice che devi organizzare, niente, due clienti, mi ha chiamato due clienti e non c'ero a disposizione, quindi ho saltato l'incontro. Ma ci mangiamo la pizza e ci vediamo alla salute del camper. Bella fresca, oh. I ghiaccioli è rotto il libro, eh. Non era la prima uscita ufficiale, però anche buona simulazione, però dopo una giornata di lavoro, il venticello così caldo che non si respira, io penso che sto scialando. Non so voi. Abbiamo preso una bella capricciosa con salsiccia. Pizza da 1-10, diamo un bel 8, dai. Non male. Sembrava piccola, ma ci possiamo accontentare. Tanto come vedete qui, no. Per sentire una bella arietta fresca,
Intanto passo la macchina, ci fa qua dentro, so che non bisogna parlare a bocca piena, io ho rotto pure tutti questi francesismi. Non mi dico cosa sto parlando. Ho le sensazioni che mi appagamento, mi sciupo un po' perché ancora un po' caldino, ma con sta rietora si sciala proprio. Prossimamente inviterò qualcuno, magari cucino pure. Ma intanto una pizzolatina, quell'aria che viene qua, carbirozzo, bella ghiaccio. Bevuto un succo da frutta, che è rotto, mandate a dormire i bimbi. Ciao. Raccontate anche raccontate le vostre esperienze camper. Non posso dire come prima, così come immaginavo, pizza, birozze e aria ghiaccia, fantastico. Se smiacci va, è uguale, immaginiamo. Saluto anche Jessica. Anche Tommaso Leonardo e Alessandro. Tommaso e Leonardo sono i bimbi, sono appena nati. Li inviterò prima o poi a fare un saltino in camper. Come paladina morde sua. La birra sta nella castagna che al solito prima che riparto aspetto un par d'orette. Mi rilasso nel letto. Siamo altre foto da immortellare che mi mantivano immortalati. Non tanto da social e da tutto, infatti questo social è la piaga del momento, è per quello che io non uso smartphone, infatti anche se non ho due di cellulare, uno è peggio di un altro, questo è Nokia e un altro Nokia, se uno mi deve chiamare mi chiama, se no addirittura questo è spento, se è cosa urgente, se no scrivi su Facebook, io non ho neanche WhatsApp. No, ma anche senti, anche Instagram si vive uguale, anzi forse si vive meglio. Molto ogni tanto vedo che postano queste esperienze, tipo oh cucina senza, vabbè ti fare il weekend senza cellulare, ma dopo dei giorni invece bisogna regolarlo tutto. Io ho 8 ore sul lavoro tra cliente e tutto. Tanto danno, tocca rientrare. Scusate, mo dico che la malattia dei, io che sto criticando la malattia dei i cellulari, ad esempio io sono sempre a fotografare. Ah, qui un ricordo. Invece il cellulare sta sempre qui. Anche se aia. Se una persona di fronte tende a stare così, addirittura so se gli scrivi. Capitate molte volte di vederlo. Ah, quindi. La patata me la lascio in fondo, va.
Si quieres hacer la pizza. Sì, sala. Ah, la faccia di tutto. È vero comunque, ci riempiamo di tutto. Siamo finiti. Stavolta non abbiamo neanche tempo per godercelo. Saluto i miei 212, 16, non ricordo come sono arrivato, di fan, di followers su YouTube. Sono arrivato a 20, 24 euro circa di guadagno. Ma se tanto YouTube paga, porto 7 persone a fare il giro pizza di 10 euro con bevuta inclusa. Ogni promessa è debito. La birra sta andando sulla testa. E sono sempre più appagato. Allora faccio quelli che cambiano il pedale e cammino. Un giorno per un brano qui. Senti come torna la birra. Allucina, la spin. La storia sarà questa. Non date lo spin, dato che ci vado poco, e sono andato per comprare l'acqua. Niente, ho visto Lucilla che mi piaceva, non ho abituato ad andare allo spin, le etichette, ogni etichetta è rivolta verso il prodotto che sta in basso, non quello sopra. Io convinto come tutti i scaffali, di solito quando vedi l'etichetta è quella sopra del prodotto. Sta birra 0,79, dico buono. 79 ne bevo 24, da 20 euro scarse. Vado a vedere nella cassa, era 1,59, 40 euro mi ha sparato. Quindi chalance pagato. Tanto passa qualcuno che cammina. Allora, senti l'aria. Il masso non bastò. Ecco, oggi c'è l'umidità. La fa paura. Non c'è la zanzara, quello ci sono tanti. Posso dire che il campo è caldo d'estate, comunità, adesso è meglio il freddo, però posso dirvi che quello da caldo sono mezzo subbio. E vado a reintegrarmi.
ultima fettarella di pizza, pagata 7,50 euro. Non male, non male. Scusate che non so come lavorerò, boh. Abituato a lanciare il nonnino. Perché non trovo le spugnette, le ho messe. Boh, da qualche parte scapperanno fuori. Quindi è arrivato. Non fare il video. Devo pressione negli occhi, però. Mi sono scordato gli occhiali. Devo fare l'intro così. Mi sto appannando un po' con la birra io. Vorrei farvi compagnia ancora, ma forse mi sto perdendo. Quando mi perdo magari facciamo anche discorsi un po' più seri. Very good. Proprio una bella salmonnetta ce vuole. No, la casa, la docetta. E si rompe, dai, verso le. So quella adesso. È la te mezza. Anche tra un'oretta. Un'oretta e mezza. Tipo le 10. Posso tornare all'ovile. Però c'è una seduta del braccio qua, eh? Domani è mercoledì. Se mi prende vengo giovedì sera qua. Prima faccio il mare. Porto anche la macchina fotografica. Dai, se mi sa che è fresco qua. Ci dovrebbe star bene. Sto grondando. Da paura. Faremo due video, dai. Quando sta a attaccare li carico tutti e due di notte. Bravo. Faccio uno. Scusate. Quello di prima dove faccio l'intro. Posizione del letto dietro e l'altro mi mangio una pizza da qua. Possiamo chiudere il video, dai. Ancora registrando, 19-20 minuti, perché quando scolo la birra cade. Mi perdo le parole. Ragazzi, sta birra mi viene da paura. Sarebbe da dormire qui e andare domani direttamente in fabbrica col camper. Non sarebbe un'idea malvagia, eh? Sente che aria, guarda che adesso si smuove. E questo è un po' zuppo. Però la studiamo per giovedì. Hai il goccio di la pizza?
sto masticando un tranza. Miraioli.it. Da carne la coria. Tutta la tua aria. Ah, quando passa le macchine posso morire. Fai la prima porta, vediamo, apriamo la porta, dai. Non c'è, è vero. E lui è proprio l'aria. Niente, senta che aria. Ecco, la porta aperta. Cambia tutto. Senti chi che aria. Qui potremmo aprire più, vabbè. Perché ho guadagnato chissà quanto. Ah, oggi che sono proprio una giornata afosa. Vabbè, vado così. Prendiamo, finiamoci le patatine, la pizza, tanto su qua fa tempo e più l'aria sta abbassando, la temperatura si sta abbassando e c'è un'aria, basta che metti in mano fuori, ma l'aria funzionata vale. Il movimento dopo lo buttiamo. Sì. L'invito aperto a tutti, dove venire a cena pizza e rotolibro, se avete capito. Siete benvenuti, anche per aria. Non si sente la mia telecamera, guardate la faccia. Posso morire. Questi sono momenti a pagare. Mettiamo pure a relax. Molto sniausa. Sempre che aria, qui si sa, che ora? Alle 8:30 prendo pure la porta, questa smuove in aria che è indescrivibile. Ok, no. Starietta, la mira. Dopo la regnina andremo a marcia. Sarebbe stata tutta più l'anima, non è che non le posso fare tutte, perciò ce la teniamo che mi sono ammazzato un occhio, ce la teniamo che ma sono sbaglia.
Leone. Ecco qua l'aria. Non passa le macchine. Venite a fare una serata a un campo. Magari venerdì. Neanche mai, magari andiamo a fare il bagno dopo. Anche qua la doccia, boh, non mi c'è stata però. Ci devo dire, a grandi linee. Popolare tutto. Porterò anche la BMX. Direttamente dentro. Tutto casino. Vai, pausina, mi... Signori, mi sono scusato la birra e ve la do un tel saluto. Il masi famoso di Dudeti. Inviterei anche a Matteo Montesi che è da Castello, dato che spara casi di video, come quando fa le cene a casa del mammo, vieni da le pizze nel camper da Tronchi, da chef Tronchi Chin. Lo metterò dai nelle parole chiavi Matteo Montesi. Magari mi viene. Oh, ma non te puoi immaginare che aria. Non te puoi immaginare che aria. Sto a riprendere colorito. Non so se lavare le posate, vabbè. Ho passato flash, Siamo agli albori dei video del camper. Adesso si sciala proprio. Forse questo è il momento in cui puoi assaporare veramente il camper. Perché c'è un'aria. Qui a mare. Sarà la birra, sarà. Sono momenti sarebbe da condividere. Io li condivido così adesso nel video. Qualche amico. Oh, è tutto bagnato qua. Oh, sta birra, sta danamina. Passata la gnocca. Guarda, come la faccio? Se ubriaco sembra da chiamare qualcuno, però. Facciamo perdere. C'è gente che ancora cammina. È difficile bruciare i grassi. Tra l'altro tutto in compagnia. È una bella che è finita, eh? Ciao, c'è un altro selfie. Che mi ha dato la cagna ora. Per fare la marca. Ragazzi, è pesante però mezzo litro da 8 gradi, Fuoco ferietta. Finita proprio. Il temperatore sta sbassando, la botta sta salendo, e vabbè, questa pizza in compagnia è terminata, ho abbastanza provato, non deve bruciare, non deve pulire mai le guarnizioni qua, perché c'è un misto del grasso, ma vabbè. Quindi vi invito a iscrivervi al mio canale che ve lo lascio qua.
un po' di video ve li lascio qua e qua. Un saluto dallo chef, al prossimo video. Un saluto anche da parte di Lucilla, che mi ha tenuto compagnia. Al prossimo video. Bye bye.